Buona serata e ben ritrovati per l'edizione principale del telegiornale. In apertura parliamo dell'emergenza neve che piano piano sta lentamente lasciando non solo la Capitanata, ma anche l'intera provincia di Foggia e la Puglia, che in questi 3 giorni è stata caratterizzata da una mole di neve consistente che ha creato parecchi disagi non solo in città, ma anche su strade, autostrade e ferrovie. Situazione che torna lentamente alla normalità, specialmente in Capitanata, e nel weekend dovrebbero arrivare delle temperature un po' calde. Facciamo il punto della situazione con Saverio Serlenga, Teleradio R. Dopo le abbondanti nevicate di ieri, sul Gargano lentamente si va verso la normalità. Per tutta la giornata, gli uomini della Protezione Civile e le squadre di volontari hanno ripulito i centri abitati dalla neve, mentre i mezzi spazzaneve e spargisale hanno pensato a ripristinare la viabilità sulle arterie principali. Restano bloccate le vie di campagna. I comuni maggiormente colpiti dall'eccezionale nevicata sono stati Ischitella, Rodi Garganico, Carpino e Vico del Gargano. In quest'ultimo comune sono caduti oltre 60 centimetri di neve, creando non pochi disagi. In quasi tutti i comuni colpiti dal maltempo, scuole chiuse oggi, ma in alcuni casi, come a Monte Sant'Angelo, anche nella giornata di venerdì. La neve ha imbiancato le isole Tremiti e le spiagge di Pestici e Vieste, ma la neve è anche suggestione. Le immagini che vedete sono state girate dai fratelli Ricciardelli di Jumpcut Gargano e riguardano proprio la città di Vieste. Uno spettacolo indescrivibile agli occhi di chi non è abituato a questi inconsueti scenari nordici. Dal Pizzomunno alla spiaggia, dall'Architiello di San Felice all'intero borgo antico, Vieste vestita di bianco ha letteralmente stupito anche quei pochi turisti presenti in questo periodo. E dopo le ultime nevicate della notte, anche sui Monti Dauni si va verso la normalità, anche perché da queste parti è nevicato molto meno rispetto al Gargano. Da questa mattina i venti di scirocco hanno ripreso a soffiare al posto del vento gelido siberiano, contribuendo a far risalire le temperature. E se la situazione al sud sta tornando alla normalità, invece dopo la tregua la neve al nord è ritornata con nuove nevicate tra Piemonte, Toscana, Lombardia e non solo. A Firenze i mezzi spargisali sono entrati in azione prima sulle strade collinari e poi in città, tra l'altro spiagge bianche da Mastrara fino a Livorno, anche Milano si è risvegliata imbiancata sotto una coltre di neve di un paio di centimetri, che almeno per ora non ha provocato particolari disagi. Situazione quasi critica, o per meglio dire, almeno per quanto riguarda il settore aereo, per i voli a Bologna, perché la neve è arrivata anche nella cittadina Pelsina. È stato disposto un nuovo stop ai mezzi pesanti. Invece Genova si è svegliata imbiancata, mentre Rete Ferroviaria Italiana ha ridotto del 50% i treni regionali della Liguria per garantire il servizio in caso di criticità. Andiamo avanti, occupiamoci adesso della situazione inerente alla storia di quel carabiniere che si è tolto la vita a Cisterna di Latina, uccidendo le proprie figlie e mandando poi all'ospedale in condizioni gravissime la moglie che lotta tra la vita e la morte. Secondo un dettaglio che è stato diffuso dai carabinieri, pare che l'uomo era idoneo per gestire questa sua situazione di carabiniere in servizio. Ricordiamo che all'origine della follia di quest'uomo, che poi si è ucciso, vendeva anche il fatto che stesse divorziando dalla moglie che ha mandato letteralmente in coma. Adesso si cerca di capire come sia potuta avvenire una cosa del genere. Tra l'altro, lo stesso ministro Minniti, commentando l'episodio, ha parlato di episodio inaccettabile. Adesso parliamo di calcio perché la Coppa Italia ha designato le due finaliste della stagione 2017-2018. Infatti saranno Juventus e Milan a contendersela. I bianconeri di Allegri hanno battuto in semifinale di ritorno l'Atalanta con il punteggio di 1-0, mentre la sorpresa è arrivata dall'Olimpico, dove i rossoneri di Gennaro Gattuso hanno vinto ai calci di rigore per 5-4 dopo 120 minuti supplementari e pieni di grandi
Emozioni. Fatale è stato l'errore dal dischetto del biancoceleste Ramos che ha mandato il Milan in finale, che si preannuncia abbastanza interessante. Ricordiamo che i rossoneri di Gattuso lottano su tre fronti: campionato, Coppa Italia con la finale e poi in Europa League. Ed ora, prima di salutarci, le previsioni del tempo. E dunque eccoci alle previsioni del tempo. Come si diceva nel corso del telegiornale, la situazione al sud e sulla Sicilia torna alla normalità, invece al nord continuano le nevicate fino al nord del Po, con passaggio da neve a gelo che sarà caratterizzata da debole pioggia. Al centro e sulla Sardegna, ma tempo al mattino con piogge sparse e locali geli sulle zone interne marchigiane. Miglioramento dal pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia molte nubi con qualche pioggia nevicata in alta montagna. Per quanto riguarda le temperature, al nord tra 0 e 4 gradi, al centro tra 8 e 15 gradi, insieme alla Sardegna naturalmente, al sud e Sicilia 15 e 19 con venti deboli di direzione variabili e mari mosso o molto mosso, l'Adriatico e lo Ionio. È tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento domani mattina alle 8:30. Buon proseguimento di serata. A domani.